It's amazing how you can speak right to my heart. Abiti, scarpe, gioielli, acconciature per la sposa, partecipazioni, fiori, bomboniere, catering, ristoranti e ville per il ricevimento. Insomma, tutto quello di cui avete bisogno per organizzare i vostri matrimoni sarà a disposizione il 19 e il 20 settembre prossimi alla Rocca Malatestiana di Fano. Torna infatti il quarto appuntamento con Fano Wedding Expo, un evento dedicato ai futuri sposi ad ingresso gratuito. Non mancheranno esposizioni, cooking shows, sfilate con gli abiti dei sogni, un giro in carrozza e addirittura una dimostrazione di serenate per le coppie prossime a infilarsi l'anello al dito. Ma quanto costa pronunciare il fatidico sì a Fano? Nella Sala della Concordia del Comune il prezzo varia dagli 80 ai 120 euro in base al giorno scelto, e cioè se feriale o festivo, quando è più oneroso. Se invece la coppia decide di sposarsi nella suggestiva chiesa di San Francesco, dovrà pagare 500 euro più IVA. Dall'inizio dell'anno allo scorso, 7 settembre, sono stati celebrati nel municipio di Fano 43 matrimoni civili più 8 con richiesta di delega ad altri comuni e 54 religiosi nelle varie parrocchie. E durante la presentazione della kermesse dedicata al giorno delle nozze, gli assessori Marchegiani e Cecchetelli hanno fatto notare come questo settore possa avere anche una rilevanza turistica e commerciale e come sia in grado di valorizzare tutte le attività produttive che gli ruotano attorno, come quelle artistiche e artigianali. Ad illustrare invece il programma l'organizzatrice Dalila Scatassa. Wedding Expo aprirà il mattino alle 10, quindi già dal mattino si potrà comunque venire a visitare la Rocca Malatestiana con tutti gli espositori. Avremo un programma molto ricco nelle due giornate, che parte dal sabato pomeriggio. Sabato pomeriggio alle 16 avremo un'esibizione di flower design e poi avremo alle 18 uno show cooking, quindi ci sarà proprio un'area con una cucina, verrà presentato un nuovo menù per gli sposi. E poi avremo la domenica invece la figura di Stefano Pinto, che si presenterà come la figura del wedding planner, quindi faremo appunto questa dimostrazione per divulgare questa figura che è sempre più frequente qua anche da noi nelle Marche. Poi alle 18.30, 19 circa, avremo la sfilata della sposa di Eugenia con gli abiti da sposa. L'evento a cui parteciperanno professionisti del settore si avvale della collaborazione della Confcommercio, il cui presidente provinciale Amerigo Varotti ha suggerito la possibilità di celebrare matrimoni in riva al mare anche nella città della Fortuna. Molte coppie si rivolgono a questi professionisti che sono in grado di rappresentare al meglio le esigenze di questo giorno importantissimo e di fornire professionisti nei vari settori. Quindi è un percorso quello che Dalila sta mettendo in piedi, che ha messo in piedi, perché ricordo che qui a Fano è già la quarta edizione, che a noi interessa molto anche come sviluppi futuri. Ipotizzare Fano come sede di matrimoni magari in spiaggia da presentare a livello internazionale, o anche potenziando le location di prestigio e di qualità che a Fano ci sono e che potrebbero essere pubblicizzate anche dalla nostra agenzia di viaggi.